Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione di Prima TG. Arrivato ieri con qualche minuto di ritardo il bollettino dei contagi Covid-19 in Italia, che sono stati divulgati dall'unità di crisi del Ministero della Salute. Si registrano circa nuovi 13.189 casi nelle ultime 24 ore, con 279.307 tamponi e 476 decessi. Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%, mentre calano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Aumentano i tamponi ed i positivi nella giornata del 3 febbraio in Campania, così come recita il bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile. I nuovi casi regionali sono 1.539, di cui 184 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.274 e sintomatici 81. I tamponi del giorno sono stati 19.429, di cui 4.442 antigenici, per un totale di positivi 2.225.637, di cui 1.627 antigenici. Il totale dei tamponi sale dunque a 2.471.140, di cui 31.888 sono antigenici, 17 i deceduti nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, fino a giungere ad un totale di 3.820. Per i guariti, un numero di 1.264 che si aggiunge alle numerazioni precedenti. Il report dei posti letto su base regionale vede una disponibilità di 656 posti letto di terapia intensiva, ma occupati soltanto 100. In generale, i posti letto di degenza disponibili sono 3.160, mentre i posti letto di degenza occupati sono 1.475. Assegnato a Mario Draghi l'incarico per formare il nuovo governo tecnico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico. Il professor Draghi si è riservato di accettare. Questa è la dichiarazione del Quirinale letta dal segretario generale Ugo Zampetti, rilasciata dopo 1 ora e 10 di colloquio tra Mattarella e Draghi. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento difficile, ha detto Draghi dopo l'incontro. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese, sono queste le sfide, ha spiegato. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea. Abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale. Aggiunge poi, la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione e con questa speranza che rispondono all'appello di Mattarella. Sono fiducioso, ha aggiunto, che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile. Accordata la sperimentazione clinica da parte dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco per il Covid e VAX, il vaccino italiano contro il Covid-19, ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rotta Farm Biotech. Nel mese di febbraio partirà lo studio clinico di fase 1 e fase 2, fornendo i primi risultati sulla sicurezza e immunogenicità entro 3 mesi dall'inizio della sperimentazione. Lo sviluppo di un vaccino a DNA sintetico rappresenta un'ulteriore arma per l'immunizzazione di massa e per la vittoria finale sul Covid-19, ha dichiarato Paolo Ascierto, direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli e coordinatore dello studio clinico insieme alla dottoressa Marina Cazzaniga e il professor Paolo Bonfanti dell'Università Milano Bicocca, in aggiunta al dottor Simone Latini nell'Istituto Spallanzani di Roma. I risultati preclinici hanno dimostrato la sicurezza del vaccino e la sua efficacia nell'indurre una potente risposta immunitaria sia anticorporale che cellulare contro il virus, hanno dichiarato Emanuele Marra, direttore del Dipartimento Malattie Infettive, e Giuseppe Roscilli, direttore del Dipartimento di Generazione e Produzione degli Anticorpi Monoclonali di Takis. Lo studio clinico di fase 1 e fase 2 sarà svolto presso l'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, l'Istituto Nazionale sulle Malattie Infettive Spallanzani di Roma e l'Ospedale San Gerardo di Monza in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. Secondo quanto affermato da Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rotta Farm Biotech,
Covid-Ivax è un vaccino che nasce in Italia, si sta sviluppando in Italia con tecnologie tutte italiane, verrà sperimentato in Italia ed in caso di successo degli stati clinici sarà prodotto in Italia grazie ad un consorzio solido e altamente competente che sta già lavorando alla possibile fase di industrializzazione. L'efficienza del processo è legata alla produzione di una porzione della proteina spike aumentata dalla tecnica dell'elettroporazione, che favorisce il passaggio del DNA all'interno delle cellule in maniera semplice, rapida e senza effetti collaterali, grazie a lievi e brevi stimoli elettrici. Stamattina in periferia ho detto ad una comunità che la povertà non è categoria, ma volto, nome, storia e persona. Io sogno una nuova speranza che sia spazio per tutti, vicini a chi ha perso il lavoro e vicino a chi è stato avviluppato dai tentacoli della camorra capaci di intercettare il grido dei nostri ragazzi. Beati noi se sapremo costruire comunità che non lasciano indietro nessuno. Lo ha dichiarato ieri l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, rivolgendosi ai rappresentanti delle istituzioni cittadine nel giorno del suo ingresso in diocesi. Napoli e tutto il Sud potranno diventare simbolo e rinascita per il Paese, di capacità, resistenza, responsabilità e resilienza, lottando per costruire un mondo migliore. Moltiplicare i gesti di misericordia per credere nel potere del miracolo dell'amore, per non sottrarci all'incontro con i poveri. Da loro impareremo a non barricarci nel condominio indifferenza. Ha poi concluso. A commentare le parole anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ascoltiamolo. È un linguaggio che condivido, ma soprattutto sono idee che camminano su un uomo e su un sacerdote credibile. Napoli aveva bisogno di lui, perché Napoli in questi anni ha costruito speranza, umanità, cuore grande, fratellanza, beni comuni, sede di giustizia, tutti i termini che ho trovato nel suo intervento, quindi c'è una piena sintonia. In questi ultimi mesi del mio mandato metteremo in campo il massimo della cooperazione e quindi penso che per Napoli non poteva esserci in questo momento di pandemia non solo sanitaria ma anche sociale Arcivescovo Umbro. Istituito dalla Procura della Repubblica di Salerno un fascicolo per il disastro colposo sulla frana avvenuta ieri mattina ad Amalfi, che ha causato non pochi danni. In giornata il consulente tecnico, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi, accerterà le cause legate allo smottamento. Il sopralluogo nell'area che sovrasta la statale 163 amalfitana verificherà le possibili responsabilità, oltre che le cause. Sottoscritto il contratto con il raggruppamento di progettisti per il nuovo ospedale della penisola sorrentina, sito in Sant'Agnello di Sorrento. Con un finanziamento di 65 milioni dalla Regione Campania, oggi si avvia realisticamente, ha affermato Gennaro Sosto, direttore dell'ASL Napoli 3. Dopo un lavoro propedeutico partito anni fa, ma concretizzato negli ultimi due anni grazie alla Regione. Questa struttura ha grande importanza per la penisola sorrentina e rappresenta una sanità che speriamo sia di eccellenza per il futuro post-Covid. La Regione ci ha dato gli strumenti per avviare questo percorso. Oggi stipuliamo il contratto e parte la concretizzazione di tutto. A nome dei progettisti ha poi aggiunto Raffaele Gerometta, presidente del gruppo MATE. Sarà un ospedale originale, ha detto, perché sta nella città, ma è al servizio di un territorio che è determinante e definisce qualità e caratteristiche. È fatto di abitanti e anche di un tessuto turistico che da aprile a settembre deve essere assistito. Sarà una struttura da quasi 250 posti letto, sale operatorie e studi medici. In fase gara e nella proposta lo abbiamo definito senza muri, un ospedale aperto e capace di adattarsi in maniera flessibile alle esigenze, con un livello di sicurezza elevatissimo. Da oggi si parte con il progetto preliminare che dura da mesi. Poi ci saranno 90 giorni per il progetto esecutivo e definitivo e in seguito l'acquisizione di tutti i pareri degli enti per partire infine con il cantiere. L'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento Covid sul territorio della terra di lavoro. Secondo gli ultimi dati del 3 febbraio sono 175 i nuovi contagiati, cui si aggiungono 136 guariti e 3 deceduti. I tamponi processati sono stati 2076 per un tasso di incidenza dell'8,4%, in linea con quanto visto nella giornata di ieri. Discesa importante dei positivi a Maddaloni che fa registrare 231 contagiati, seguiti da Caserta con 174 e San Felice a Cancello con 173.
Un brutto Napoli, guardingo, timoroso, ha pareggiato in casa 0-0 contro l'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Un pareggio che consente ad entrambe di giocarsi l'accesso alla finale settimana prossima a Bergamo. Primo tempo di chiara marca nero-azzurra, tante le occasioni per gli uomini di Gasperini che sprecano, a causa dell'imprecisione, almeno 3 palle gol. Ospina è il grande protagonista del match, nella ripresa il Napoli prova ad imbastire qualche azione ma non riesce a rendersi quasi mai pericoloso. La difesa a 3 ha dato al Napoli grande solidità ma pochissima lucidità davanti. Il pareggio senza reti è un buon risultato. Al ritorno però dovrà essere un altro Napoli. A fine partita Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione dei suoi. Lo 0-0 ci favorisce per il ritorno? Non scherziamo, con Atalanta non si è mai favoriti, dice Gattuso. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà. L'allenatore del Napoli ha adottato accorgimenti tattici differenti rispetto al solito, schierando un 3-4-3. Abbiamo cambiato modulo perché abbiamo giocatori che hanno giocato tantissimo e devono riposare, spiega. Adesso faremo la conta e metteremo la gente fresca in campo per il campionato. Il giudizio sulla gara. Partita buona in fase difensiva e in attacco, si poteva fare qualcosa in più. Purtroppo davanti siamo corti, ma Osimhen e Petagna mi sono piaciuti. Inevitabile tornare sul rapporto con De Laurentiis. La messa l'ho cantata, ora parliamo di calcio. Sulla novità del modulo ed eventualmente sulla possibilità di riproporlo, aggiunge: dipende dai giocatori che avrò a disposizione o meno, bisogna anche lavorarci un po' e quindi è difficile. In fase difensiva ci dà un po' più di equilibrio, ma in fase offensiva ci toglie qualcosa. Nel primo tempo abbiamo preso 2 imbucate, nella ripresa meglio, ma in fase di possesso, se non sei propositivo con gli esterni, lo sviluppo non viene in maniera soddisfacente. I numeri dicono che se Gattuso pareggia in semifinale, poi va in finale. I pareggi in semifinale ed è andata bene, mi sto toccando. Insigne è uscito per un colpo al polpaccio. È una botta, ma gli dava fastidio e domani valuteremo. Mertens, ci vorrà ancora un po' di tempo. Chiudiamo con la vittoria fondamentale di ieri della Casertana al Pinto contro il Potenza dell'ex Ezio Capuano. I falchetti vincono 1-0 grazie alla rete del neoacquisito Rosso nella prima frazione di gioco. La rete è stata siglata dal nuovo arrivato che con un bel destro ha fulminato il portiere ospite Marcone. Un primo tempo ben giocato dai padroni di casa che nel secondo hanno concesso qualcosa agli uomini di Capuano. Successo meritato ed importantissimo per i falchetti che salgono a quota 27 in classifica al 9° posto con 5 vittorie nelle ultime 6 gare. Resta a 17 il Potenza. Ascoltiamo mister Federico Guidi e il match winner Simone Rosso in conferenza stampa. Ma oltre all'importanza del gol, penso che sia stato fondamentale che sia arrivata la vittoria. Poi se si segna e arriva il bottino pieno è sempre una soddisfazione in più. Con i compagni c'è stato subito un grande feeling, così come lo staff e con il mister, e sono davvero contento e soddisfatto della scelta che ho fatto e di essere qui. Io sono sempre a disposizione, è logico che quando si gioca si è felici, quindi sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia e ripeto, oltre al gol penso che oggi sia stato fondamentale vincere, perché comunque il Potenza è una squadra di categoria che è sempre difficile da battere, da fare i gol, quindi oggi la soddisfazione è doppia, ecco. Ci sono state, secondo me, pronti via 2 scelte errate in costruzione del gioco. È stata, penso, l'unica ripartenza che ha fatto il Potenza. Poi siamo saliti veramente come il livello di gioco. La squadra ha interpretato spazi. Secondo me abbiamo fatto un gol bellissimo. Abbiamo dominato il campo e dominato la palla con continuità. Secondo me possiamo ancora, quando portiamo la palla nell'ultimo terzo di campo, possiamo creare ancora molto di più. Dobbiamo imparare a giocare più in combinazione, più giocate sul terzo uomo, essere più puliti nel riuscire a mettere una palla alle spalle della linea difensiva avversaria. Nel secondo tempo abbiamo scelto, anche per caratteristiche, di difenderci un po' più bassi. Secondo me potevamo sfruttare un po' meglio 3-4 situazioni in cui, se fossimo stati più puliti tecnicamente, molto probabilmente saremmo andati in porta con facilità. È l'obiettivo mio, del mio staff e dei ragazzi, il riuscire a dilatare quella qualità per 90 minuti. Però siamo in costruzione,
cioè siamo tanti giocatori arrivati nuovi quest'anno e che giocano praticamente da 6 mesi insieme e serve del tempo anche per creare sempre con grande continuità tutte le linee di passaggio che a noi servono per cercare di creare fluidità e velocità. E i ragazzi devo dire che sono straordinari perché sono iper concentrati su questo modo di giocare, gli piace perché stanno trovando anche soddisfazioni in termini di risultati, perché poi quando arrivano i risultati aumenta l'autostima, giochi più sereno, hai più voglia di rischiare e quindi quello fa sì che si esprima un calcio migliore. Però come ho detto in precedenza, secondo me questa squadra e questi ragazzi hanno ancora tantissimi margini di miglioramento. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento nel pomeriggio con Prima TG Flash. Arrivederci.